Un intervento di riqualificazione ambientale che ha permesso di riportare il corso d'acqua nell'alveo originario del canale Osone, il cui percorso nel dopoguerra era stato deviato e reso rettilineo per motivi di regimazione, determinando così però la rettifica di numerose anse e di conseguenza l'incremento della pendenza e della forza erosiva dell'acqua, nonché il formarsi di numerose frane. È quello realizzato dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese a Castellucchio e inaugurato stamani alla presenza di numerose autorità e con la partecipazione dei bambini delle scuole del paese. Soprattutto l'importanza ambientale, perché portiamo la possibilità al comune, agli abitanti soprattutto di Castellucchio, di avere una garanzia idraulica, dove prima c'erano le sponde mal sicure, dove c'era sempre il rischio idrogeologico che portasse via parte delle ripe perché erano fatte in modo differente. Con questo intervento Regione ha dato la possibilità di ripristinare quelle anse che una volta naturalmente venivano fatte da questo fosso, anse che chiaramente quando c'è la piena riducono la velocità dell'acqua. Il progetto è costato 200.000 euro ed è stato finanziato dall'Assessorato Ambiente e Clima di Regione Lombardia su proposta di Ambi Lombardia ed è stata la stessa Regione a ribadirne l'importanza anche dal punto di vista ambientalistico. A ritornare a una normalizzazione alla natura così come era alle origini è un elemento fondamentale e importante per preservare il territorio. L'intervento è stato realizzato grazie anche alla collaborazione del Comune di Castellucchio, che ha messo a disposizione un'area per la realizzazione della fascia tampone a ridosso del canale. Noi abbiamo messo a disposizione quest'area e abbiamo intenzione di raggiungere l'obiettivo di avere un'area attrezzata di verde che è collegata al nostro circuito di ciclopedonali. Ma l'altro aspetto che ci preme evidenziare è la storicità dell'Osone. L'Osone non era così, un tempo era con un andamento sinuoso che rallentava il corso d'acqua e che a volte riusciva ad evitare un'eccessiva inondazione con straripamenti d'acqua nel centro urbano. Ci sembra che questo obiettivo sia molto attuale perché stiamo vedendo quello che sta succedendo, insomma. Un intervento dunque è quello di Castellucchio che unisce una valenza idraulica, ambientale e paesaggistica e che conferma l'importanza dell'attività dei consorzi di bonifica. Sì, quella dei consorzi di bonifica è una responsabilità immensa nella gestione del territorio, nell'accompagnare quella che è la risorsa. Un anno fa è critica, un anno fa che mancava da usare bene, da conservare, da immagazzinare, ma che al tempo stesso può arrecare, come sta facendo nella regione a noi limitrofa, importanti danni con perdite anche umane.